Durante l'ultima puntata di Muschio Selvaggio si è discusso della scomparsa di Emanuele Orlandi, visto che di recente è uscita proprio una serie Netflix al riguardo. Per chi non sapesse la storia, è una ragazza scomparsa tanto tempo fa all'età di 15 anni all'interno del Vaticano, e si pensa che la colpa di questa sparizione sia proprio del Vaticano, visto che non è mai stata trovata. Fedez è finito nell'occhio del ciclone per una serie di battute di black humor sulla scomparsa di questa povera ragazza, in primis ironizzando sul fatto che ovviamente alla fine della serie la ragazza non viene ritrovata, e poi nello specifico sulla frase che dice il Papa ai genitori della ragazza, ovvero che è andata in cielo ormai, dove lui ironizza dicendo che sta facendo la pilota. Vi lascio i filmati dello scandalo. Fedez non si è ancora espresso per scusarsi o altro al riguardo. Fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate. Noi ci vediamo un prossimo video in linea allo studio. Lo possiamo dire? Non l'hanno mai trovata. Questo è black humor, eh? Scusate. Eh beh, questo è un dato di fatto. Beh, comunque la stanno ancora cercando. Sì. Questo è black, black humor, sì, sì, l'humor, sì, che è sinceramente antitetico rispetto a un giornalista. Non è, ha detto Emanuele è in cielo. Allora, beh, questo qui fa pensare evidentemente che sia mancata, ma o che faccia la pilota. Scusate. Che sì.